per la quarta volta, bentornati sulla Squiz TV, il canale più seguito ormai da nessuno. Esatto. Siamo qua, con Crimson, con il capitano della prima squadra, ed è la quinta volta che proviamo un'intervista. Sì, perché qualcuno si è dimenticato di mettere in carica la fotocamera. Sì. Beh, allora, riportiamo finalmente domenica contro gli avversari. Avversari, Garbagnate. L'anno scorso erano senza il loro giocatore di punta, che immagino che giochi invece questa volta. Allegri mi pare che si chiami, e niente, penso proprio che alla fine di questa settimana saremo pronti e sicuramente faremo bella figura. Quindi tra 7 giorni dove sarete? Esattamente qua, alla stessa ora, nello stesso luogo. Vabbè, prendiamo un po' in giro l'intervista di Michael Beasley. Esatto. Ascolta, raccontaci com'è andato dal 27 di agosto ad oggi. Allora, siamo partiti forte dal punto di vista fisico, abbiamo iniziato una preparazione molto dura e serrata grazie anche all'aiuto di Matteo Gatta e Alberto Sabbioni, che fanno parte del nostro staff e sono molto felice che ci siano. E appunto, come dicevo, siamo partiti a migliorare dal punto di vista fisico per poi invece trattare più a fondo il punto di vista cestistico, quindi a lavorare di più con Marco, il nuovo coach di quest'anno. E niente, appunto adesso stiamo perfezionando la nostra transizione e stiamo iniziando a entrare anche in altri schemi e in altri giochi. Allora, insomma, avete capito che per vincere bisogna fare canestro. Anche. Ascolta. Anche difendere. Anche difendere, bravo. Parte che preferisco. Ascolta, raccontaci un mese piuttosto sfortunato dal punto di vista degli infortuni, giusto? Sì, confermo. Io in primis, tra l'altro, nel senso che ho avuto un problemino al ginocchio. Beh, ma tanto non si è sentita la differenza. No, dai. Spero di sì. E comunque adesso sto meglio e ci stiamo riprendendo un po' tutti e penso proprio che saremo pronti per l'inizio del campionato. Ascolta, ultima domanda. Differenze... differenze della squadra rispetto all'anno scorso. Ma rispetto all'anno scorso non è cambiato tanto, nel senso che il nucleo è rimasto lo stesso. Abbiamo avuto però un innesto che è stato quello di Chicco, che è un ragazzo che io avevo già visto giocare anni or sono, anche quando ero ragazzino, che andavo a vedere la vecchia C2 di Cornaredo. E appunto un ragazzo che come tanti anni fa riesce tuttora a mettere parecchi punti, quindi avere tanti punti nelle mani. Ma una cosa che non sapevo è anche l'apporto che riesce a dare in spogliatoio e anche come proprio a livello di squadra da collante, quindi infatti sono molto felice di averlo conosciuto più da vicino e che faccia parte di questo gruppo. Anche perché finalmente imparerei da un playmaker bravo e che non si rompe ogni due partite come Ste. Anche, no, beh, più che come Ste è anche uno che gioca nel mio stesso ruolo, comunque che può giocare anche nel mio ruolo oltre che quello da guardia e che ha tanta esperienza e anche a livelli più alti sono sicuramente motivato ad apprendere e a conoscere nuovi aspetti di questo gioco. Tra l'altro avete un sacco di cose in comune, tipo una particolare dote nelle mani, lui ottima, tu... Altrettanto. Ascolta, l'appuntamento per quando è? Domenica a Garbagnate alle 18:30, pala 2, quindi no, niente, venite numerosi, è anche un po' prima delle 18:30 e niente, belli carichi, noi lo siamo e a presto. 1, 2, 3 insieme.